Quindi oggi si inaugura una mostra molto particolare. Sì, una mostra molto particolare. Maestri, opere inedite. Oltre ai miei soliti artisti che da anni sono in galleria, con delle opere inedite perché ognuno di loro ha portato cose diverse dal solito, come Bellandi, Buggiani, Crivellario e Peruta, abbiamo le sculture di Bernis, che di solito è sempre stato pittorico, e delle bellissime opere di Lucchi, come la sua figura, la sua perla al circo. Però diciamo che la chicca di questa inaugurazione sono questi artisti futuri che sono i miei due nipoti, Nicolò da Re, 13 anni, e Fibio Prandi, 5 anni, perché tutti e due amano tantissimo disegnare. Logicamente Nicolò un po' più avanti rispetto a Fibi che ha soltanto 5 anni, però sono proprio, cosa posso dire, il mio cuore. E essendo bravi, era giusto, avevo fatto una promessa che avrebbero esposto in galleria entro fine anno e le promesse delle nonne vanno mantenute. Giusto, Nicolò? Sì, ecco. Fibi fa i suoi disegni, fa le sue cose, Non racconta li un po'. faccio più tanti. Ecco, la fa la sua vita, mentre invece Nicolò, oltre ai compiti che danno a scuola, ama molto disegnare e unisce qualcosa di suo. Adesso poi due o tre artisti che sono stati presenti in questa inaugurazione, diranno due parole in modo che parleranno delle loro opere. La mostra resta aperta fino al 28 di novembre, resta aperta fino al 28 di novembre e invito tutti a venire a vederla. Buona serata. Finalmente si ricomincia dopo 2 anni di fermo, finalmente possiamo esporre il nostro lavoro che non si è mai fermato in questi 2 anni. E mi piace presentare quest'opera che è proprio un inno alla gioia e alla libertà e alla voglia di aprirsi e di correre per il mondo. L'ho finita l'altro ieri ed è un piacere presentarla. Quest'opera si intitola Circo, proprio perché circo è il posto dove nel mondo noi esponiamo e giochiamo la nostra vita. Questa è una terracotta patinata, ma a breve diventerà bronzo. Quindi, che contributo ho voluto portare a questa mostra? Intanto volevo ringraziare Franca Pezzoli per averci dato l'opportunità di ripartire, di ricominciare con una mostra collettiva dove tutti hanno presentato un loro contributo. Anch'io ho cercato di contribuire con delle opere più o meno inedite, come questa Maionese Pomodoro, che è un po' un trade union fra l'arte pop e il cibo pop. In realtà sono opere a cui penso da molto, ma secondo me questo è il momento giusto, diciamo, di parlare di alimentazione, di arte in una maniera un po' più sbarazzina, un po' più libera, un po' più colorata. E il cibo è nutrimento, rinascita e tutto, l'arte è rinascita e quindi mettere insieme queste due cose mi sembrava una cosa carina, positiva, ecco.